Da venerdì pomeriggio Maria Limerdo è ufficialmente sindaco di Vibo Valentia, dopo la proclamazione ufficiale da parte della Commissione elettorale presso il Tribunale. Compiute le operazioni di determinazione della maggioranza assoluta dei voti validi, tenuto presente il disposto dell'articolo 72,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato alla predetta carica che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, accertato che il candidato, signora Limerdo Maria, ha riportato fra tutti i candidati alla carica di sindaco la maggioranza assoluta dei voti validi, cioè numero 11.042 voti, proclamo sindaco del comune di Vibo Valentia la signora Limerdo Maria. E oggi l'insediamento in comune. Sono giornate coincitate quelle che sta conducendo il nuovo sindaco di Vibo Valentia, Maria Limerdo, soprattutto in attesa della definitiva composizione del Consiglio Comunale. Personalmente la parola che mi contraddistingue è onore, oltre alla innegabile emozione. Onore di essere il primo cittadino della mia città. E poi certamente il mio impegno sarà indirizzato a mantenere fede alle promesse fatte in campagna elettorale. La primissima cosa che sarà fatta sarà quello di conferire di nuovo il decoro e la dignità che la città ha sempre avuto e che in questi ultimi tempi ha perduto. Intanto sta già lavorando per comporre l'esecutivo. Ma noi ci stiamo lavorando insieme ai partiti e ai movimenti civici di riferimento, stiamo lavorando alla composizione della squadra, stiamo cercando sul territorio le energie migliori che possano insieme a me, insieme al Consiglio Comunale, lavorare per condurre la città verso mete più alte. Ieri la prima riunione già di alcuni partiti, si parla anche di non fare nomi di persone che avevano fatto parte della giunta con il sindaco Costa? Ma questo potrebbe essere uno dei criteri di riferimento. Abbiamo la necessità di andare avanti, insieme ai partiti ci stiamo lavorando, insieme ai movimenti civici. Dobbiamo cercare le energie migliori che offre il territorio. La parola chiave quindi è discontinuità. Sì, è discontinuità in ogni caso rispetto alla gestione del passato, altrimenti sarebbe continuata quella precedente, evidentemente, se le cose fossero andate bene.